Cari follower, benvenuti ancora una volta sull'archivio del signor Santilio e questa volta vi porto un po' dietro le quinte, nel senso che oggi mi è capitata una cosa un po' particolare, nel senso che stavo realizzando i testi per la macchina del tempo, come faccio di solito, dovevo farli sull'Acorn Atom, un computer che, come probabilmente saprete, è una macchina un po' particolare e che quindi mi ha costretto a fare qualche studio e cercare di emularla su varie piattaforme, vari emulatori. Ho provato prima con il MES, non funzionava come doveva e quindi poi ho cambiato, ho cercato altre cose. Perché io praticamente lavoro con questa lista dei giochi usciti via via, insomma, nel tempo, mese per mese, ottobre 1982, come vedete in questo momento, e ero qui a Acorn Atom e cercavo dei dati su questi videogiochi. Dati piuttosto difficili da trovare, come vi dicevo, e soprattutto era stato un casino davvero far funzionare l'emulatore, perché il MES non mi andava, o meglio, non mi faceva partire il nastro della cassetta emulata sempre in maniera corretta e così via. Quindi ho cercato di trovare l'emulatore adatto. Ho provato prima questo Atomulator, che esiste per Windows, per Linux, vabbè, anche per OS X, ma una volta che lo usavo non riuscivo a farlo funzionare correttamente, nel senso che non mi leggeva i formati dei giochi che avevo trovato, quindi fondamentalmente non mi serviva a niente. Quindi ho dovuto cercare ancora. Poi ho trovato questo Acorn Atom Emulator. L'ho scaricato. Ho cercato di capire come funzionasse, non mi partiva da Windows 10. Non era un problema di compatibilità perché questo Acorn Atom Emulator, come forse potremo intuire, ma neanche dalle date di release delle varie versioni, risale al 1999, la più recente. E si tratta di un progetto nato sotto forma DOS, quindi ho dovuto usare, pensate un po', per far partire questo emulatore, il DOSBox. Quindi, per usare un emulatore su Windows 10 per far partire una macchina del 1980 come l'Acorn Atom, ho dovuto usare il DOSBox. Quindi stavo impazzendo, davvero. Alla fine sono arrivato a questa conclusione di tentare col DOSBox. L'ho installato in una directory che si chiama Atom, un'altra sottodirectory che si chiama Atom, e il programma si chiama Atom. Come vedete, cerca di partire in qualche modo, ma non parte bene perché c'è bisogno di più potenza per far partire questo emulatore. Quindi ero arrivato a questa schermata nera non sapendo cosa fare. Il lavoro della macchina del tempo è molto duro, infatti ho dovuto ricominciare e a volte ci vuole anche un pizzico di intuito e di fortuna. Ho aumentato i cicli della CPU sperando che il problema fosse quello e ho cominciato a ricaricare la directory. Atom, Atom, Atom. Andrà questa volta? Partito. Semplicemente il computer con più cicli fa partire questo emulatore. Allora, quando mi capita di trovarmi di fronte a una macchina che non ho mai adoperato, è un po' come quando vediamo quei filmati con i bambini che si trovano di fronte a dei computer che non hanno mai visto in vita loro. A me è capitato praticamente lo stesso. Davanti a questa schermata io non so cosa fare, non so come far partire una cassetta, noto che posso scrivere delle cose, posso cancellarle, provo a fare load. Errore, ovviamente, anche perché devo capire come inserire la cassetta, il disco, quel che è. Allora ritorno alla pagina dell'emulatore, cerco, cerco, cerco. Vado altrove, nella cartella dell'emulatore, a un certo punto riesco a trovare un file che mi spiega che con F8 posso accedere al menu. E qui c'è da scoprire tutto un altro mondo, perché ovviamente i comandi da tastiera mi riportano proprio ai tempi del DOS, in cui le lettere di vario colore erano selezionabili premendo Alt e la lettera in questione. Quindi se voglio cambiare la cassetta vado Alt Tape ed ho qui le varie cassette nel mio computer. Ora, ho fatto partire diversi giochi che troverete poi quando faremo questa puntata della macchina del tempo. Dobbiamo ancora fare ottobre del 1992.
ovviamente l'Acornatum è del 1982, mi porto sempre un po' in anticipo con il lavoro, altrimenti rischio di lasciare il canale sguarnito per troppo tempo. Va bene, allora, tra i vari giochi, l'ultimo della lista che avevo trovato, su una rivista, tra l'altro, chiamata Compute, appunto, del 1982. Come sapete, nella macchina del tempo analizzo le riviste per capire più o meno la cronologia dei giochi. Non sono preciso al 100%, ma quanto di meglio riesco a fare. C'era questo Astro Warrior. Astro Warrior. Non riuscivo a trovarlo nella mia collezione di ROM per Acornatum. Ho cercato su internet, non c'era da nessuna parte. A un certo punto, un po' preso dallo sconforto, trovo questa pagina su star.org.uk in cui tale utente DNDN1011 dice: "Hi, so I'm a new buy here, sono nuovo qui, è bellissimo trovare questa community, eccetera, eccetera. Lui cercava di... cercava un gioco e lui era un programmatore. C'è un gioco, il mio primo e unico, pubblicato totalmente in assembler sull'Atom, che fu pubblicato dalla Program Power e sembra essere davvero molto raro. È chiamato Astro Warrior, è un rebranding di un videogioco originariamente chiamato Letteroids. Sarebbe bello, insomma, praticamente se qualcuno riuscisse a trovare questa cosa. Firmato Dino Dini." E quindi hanno cominciato a cercare questo videogioco. L'hanno trovato in una lista di giochi non veramente rari, che non si riusciva a mettere in nessun archivio, e via di questo passo. Gente che comincia a ingegnarsi, cerca nei propri archivi, eccetera, eccetera, eccetera. E alla fine qualcuno riesce, eccolo qui, utente Hoglet, a trovare questo Astro War. E notate qui. Astro Crunch, vabbè, questa è una versione non definitiva, ripubblicata da un'altra azienda, by Dino Dini. Quindi questo celebre programmatore, amatissimo, è riuscito, grazie alla sua umiltà, a trovare questo gioco della sua storia che neanche egli, appunto, riusciva più a reperire. Quindi è stato simpatico capitare in questa piccola storia del microcosmo dell'emulazione dei videogiochi. Dino Dini si è presentato in questo forum come una persona assolutamente normale, umile. Quindi mi piaceva dare a voi, follower del canale, anche l'aspetto un po' più delle persone, della gente che lavora tra virgolette sempre in tutta questa passione del retro gaming, e ciò che può essere anche il valore filologico di un hobby di questo tipo. Sarebbe davvero ora di dare ai vecchi videogiochi anche un valore che vada oltre la nostalgia. Ricordate sempre che il retro gaming, in ogni caso, è ora. E proprio ora è stato bello scoprire questo videogioco che non c'era in nessuna ROM list, nessun sito, ma solamente grazie al lavoro di questi fan è stato possibile reperirlo anche per me, che cerco di fare un lavoro con tutta la cura che riesco a mettere, ma che comunque non è mai veramente professionale come la macchina del tempo. E già che ci siamo, insomma, io ve lo faccio vedere questo Astro Warrior. Dato che abbiamo già aperto qui l'emulatore, lo carichiamo, Alt L per selezionare il comando di load, ed eccolo qui sul mio monitor, by Dino Dini. Questa è la versione che hanno trovato questi ragazzi, ha un audio osceno e soprattutto questo emulatore mi dà qualche problema nei controlli. Non mi funziona la freccia di destra, dovrei probabilmente ripristinarli, ripersonalizzarli. Comunque, diciamo che sono morto. Diciamo che il gioco è una sorta di, non Asteroids, però comunque sia uno sparatutto in cui possiamo muoverci ruotando la nostra nave, proseguendo in quella direzione, un po' appunto come questo classico che ho appena citato della Atari. Non è neanche fatto male, programmato, come dicevamo, totalmente in assembler, alta definizione della Acornatum, 256x192 pixel, e io che gioco come un idiota sono scarsissimo e non posso andare a destra, ma solo posso muovermi verso sinistra. E spero che questo vlog un po' particolare vi sia piaciuto. Nel frattempo mi schianto qui con stile, chiudo il DOSBox e fa un casino terribile dato che l'audio dell'Acornatum è terribile, e vi saluto con questa storia,
Questo è il mio hobby, ragazzi. Io faccio questo. Mi diverto in questa maniera qui, mentre alterno giochi moderni e purtroppo preoccupazioni della vita normale. Vi saluto, vi mando un abbraccio a tutti e ci risentiamo presto sul canale. Ciao!